Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a fare un nuovo unboxing. Questo unboxing riguarderà un nuovo microfono che ho preso per le videocamere. Questo qui è un microfono wireless a gelato, quindi senza fili, ma con la particolarità che ha, ovvero di essere sia il microfono sia il ricevitore ricaricabili. Quindi all'interno, come vedete da qui, ci sono due batterie al litio che si ricaricano tramite USB. Il pacco è arrivato tramite Amazon e devo dire che ci ha messo un po' per arrivare, circa una settimana e mezza, quasi due. Ha avuto un ritardo, per questo ci ha messo leggermente di più della data prestabilita. Però non l'ho preso con spedizione Prime, diciamo, ma con quella standard economica, quindi va bene anche così. Il prezzo è di circa 40 euro, 39 qualcosa se non ricordo male. Ci sono le versioni nero oppure grigio satinato. Quindi io direi di cominciare ad aprire la scatola, che ha l'apertura facile. Infatti si è già rotta, perfetto. Ok. E abbiamo qui il nostro microfono, in teoria. Perfetto. Eccolo qui. Il microfono è questo, spero che sia nero perché altrimenti con il ritardo che ha fatto ci vuole anche che sbagliano il colore, va bene. Quindi il modello esatto sarebbe PCK6, però lo mettono come microfono wireless ricaricabile su Amazon, non mettono mai questa sigla. Andiamo ad aprire, vediamo in che condizioni è. Ok, allora diciamo la scatola sembra fatta abbastanza bene. Troviamo il cavo USB, la spugnetta che è completamente schiacciata, infatti tanto non credo che la userò mai, cioè completamente schiacciata, guardate. Va bene. Il microfono, qui un piccolissimo manuale di istruzioni. Possiamo vedere qui anche lo schema. Adesso cerco di farvi vedere al meglio uno schema che dice che i ricevitori hanno sia un'entrata che un'uscita e si possono collegare anche quattro insieme. Quindi, avendo una sola entrata, si possono collegare quattro microfoni. Ok, andiamo a vedere un secondo il microfono. Prendiamolo subito. Poi impacchettato bene dentro questo, diciamo, non è polistirolo, è tipo quasi gomma piuma, però più dura. Allora, il microfono devo dire è molto pesante. No, allora non è in plastica, è di metallo, ragazzi. Io pensavo che era in plastica, ma in realtà è di metallo. Vedete, qui c'è un attacco USB, è tutto in metallo. È molto pesante, peserà quasi 500-800 grammi, cioè è veramente molto buono. Questo qui è un nero, diciamo, non è proprio nero, è tipo un grigio scuro satinato. Cioè, non è proprio nero nero, il nero è questo è un po' più grigio, diciamo. Ok, il ricevitore, che è diverso da quelli standard dei microfoni cinesi, ha qui anche l'antennina non a filo, ma proprio una piccola antennina così, molto più comoda. Troviamo qui l'attacco micro USB, non so se lo riuscite a vedere, non so se metto a fuoco, vediamo, non ce la fa. Comunque, micro USB per la ricarica e un tasto di accensione. Troviamo on e off, e ricevitore, ovvero che si accende soltanto quando il microfono è acceso. Troviamo qui l'attacco in uscita e qui invece l'attacco in entrata. Qui c'è l'alloggiamento per le batterie da 3,7 volt, che sono qui sotto. Infatti ne troviamo due. Sono, vedete, queste batterie qui, molto strane, non si trovano facilmente in commercio. Sono due batterie, sembrano quelle dei lampioncini da giardino. Troviamo, sono 600 mAh, 3,7 volts. Non so perché non riesce a mettere a fuoco. Boh, ecco, ora lo metto a fuoco. Ok. E poi invece qui troviamo questo qui che è, diciamo, l'aggeggio che serve per attaccare poi la batteria al microfono. Quindi qui sotto andrà messo, chiuso con la batteria dentro, andrà messo così. Giusto? Sì. Quindi chiuso e poi chiuso lo sportello. Vediamo se
Sì, le batterie sono già un po' cariche, ma non credo perché ultimamente hanno fatto una specie di legge che dice che non si possono trasportare con i corrieri batterie a litio cariche per pericoli di esplosione, cose del genere. Però, per provare, vediamo un po'. No, si accende, ragazzi. Display a LED molto bello, anche se avrei preferito invece di aver scritto Channel 1, avrei preferito la carica della batteria, che mi indicava la carica della batteria, però va bene anche così. E adesso lo chiudiamo anche questo qui sotto. Ok, mettiamo la batteria anche al ricevitore, quindi si accende. E io direi a questo punto di andare a fare un test, visto che ho l'amplificatore pronto. Adesso andiamo qui, vi porto con me col cavalletto. Ok, sono qui il mio amplificatore collegato alle casse. Quindi lo accendiamo, accendiamo il ricevitore, lo inseriamo nell'entrata 1 per esempio. Quindi accendendo il microfono. Wow! Ha un gain altissimo, ragazzi, cioè è una roba assurda. Si sente anche abbastanza bene, devo dire. Non è per niente male. Cioè, vi faccio vedere, anche io sto qui dietro la videocamera, e comunque si sente abbastanza bene. Certo, per il prezzo pagato, non c'è meglio di questo, perché naturalmente è ricaricabile, però comunque l'audio è abbastanza buono. Forse mancano alcune frequenze, ma per parlare è abbastanza buono. Magari per il canto non è prettamente indicato, però devo dire che è abbastanza buono. Io adesso devo fare una modifica. Aspetta, spegniamo. Ok, io devo fare una modifica tramite questo connettore qui, che è il connettore per il microfono. Devo farlo uscire con il connettore XLR per attaccarlo a questa videocamera che è l'entrata XLR. Quindi, se provo a farlo direttamente ora, così vediamo se funziona. Ok, ragazzi, una mezz'oretta dopo e tante saldature, colle e cose, siamo riusciti a finire, diciamo, la modifica che mi permette di utilizzarlo sulla videocamera. Ho dovuto sacrificare questo cavo, che era del microfono a condensatore, tanto non lo usavo tramite l'attacco Phantom. E che cosa ho fatto? Questa qui praticamente era una semplice prolunga XLR, qui era l'attacco femmina, e dall'altra parte dove è tagliato c'era l'attacco maschio, che adesso è qui, ovvero questo qui. Questo ho cambiato un filo, infatti ho messo un filo più fino, perché altrimenti qui non riusciva a girarsi troppo bene. E all'estremità ho tutto inglobato con la colla e con le cose, vedete, ho saldato tutto. E questo connettore da 6 mm, credo siano 6 mm, non mi ricordo, 6,3 forse, che va ad attaccarsi al ricevitore che ho attaccato tramite la vite, quella per i cavalletti, l'ho attaccato sopra la videocamera. Quindi adesso vi faccio subito vedere una prova. Quindi noi andiamo ad attaccare qui, così, perfetto. Andiamo ad accendere il ricevitore, andiamo ad accendere il microfono. Ecco, come vedete, quando parlo si alza quel livello di audio della videocamera. Ora vi faccio proprio sentire com'è. Adesso mettiamo il rec. Perfetto, è partita. E ora mi state sentendo tramite la videocamera. Ora, se io mi metto qui davanti, ciao, non so se mi riuscite a vedere perché io non vedo da lì. Però in questo momento mi state sentendo proprio con questo microfono e non so se si sente bene, si sente male, ditemelo voi. E niente, quindi questo qui è molto comodo perché ho avuto tante situazioni in cui i microfoni cinesi che non erano ricaricabili con batterie che non potevo comprare ogni volta, ogni video, batterie nuove,
mi lasciava una metà video, quindi si scaricava e non si sentiva più niente. Invece questi qui li posso ricaricare insieme alle videocamere prima di andare a registrare il video e quindi averli carichi per, mi sembra, fino a 2-3 ore riescono ad avere un'accensione continua. E quindi niente, con questo vi lascio, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, a un altro video. Ciao!